Vivere e raccontare, puntata numero 422. Sono le 12 del 26 gennaio 2024 dagli studi di Racne TV Palaperri. In collegamento con noi il professor Fabrizio Dresda. Vivere e raccontare è il programma televisivo ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Norati, in cui l'opera si racconta attraverso la voce del proprio autore. E oggi con il professor Dresda parleremo del suo ultimo libro, Homo Tropicus. Buongiorno, professore. Buongiorno, Allora, io chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione la pagina Beautiful Mind dedicata al nostro protagonista e a lui chiedo quali sono i motivi alla base della stesura di questo libro? buongiorno. Diciamo che questo libro vuole rispondere a una domanda di fondo, ovvero perché l'uomo è l'unica specie che vive in un mondo artificiale. E per rispondere a questa domanda è stato necessario partire da alcuni presupposti. Tutta la civiltà che noi conosciamo sorge partendo da un conflitto di fondo, cioè tra l'uomo e la natura. La natura vista come un luogo ostile, che condanna l'uomo alla fame, al freddo, alla malattia, alla predazione, alla morte precoce. E chiaramente questa situazione ha generato tutto lo sviluppo della civiltà come risposta per garantire la sussistenza della specie umana. Ora, il libro si pone questa domanda sotto l'ottica che una specie vivente, se viene alla luce, viene al mondo, deve per forza avere un habitat, delle condizioni naturali che ne consentono l'esistenza. Infatti, nel mondo tutte le specie animali hanno un habitat specie specifico, cioè un ambiente, idoneo per la loro sopravvivenza e una nutrizione specie specifica. Quindi non esiste nessun essere vivente che non abbia quindi queste coordinate fondamentali per l'esistenza. Quindi il libro cerca di rispondere quali siano o quali potrebbero essere o quali sono state, sin dal suo sorgere, queste coordinate, no? Fondamentali per la sussistenza umana. Ora, tutti i dati in nostro possesso, perché il libro spazia a 360 gradi in modo multidisciplinare, facendo sempre riferimento alla letteratura esistente, che l'uomo, come è noto, in base anche alla teoria evolutiva e quindi al suo stretto apparentamento con l'ordine dei primati, nasce in un ambiente tropicale. Infatti, tutti i primati vivono massimo entro i 30 gradi di latitudine, quindi tutti nella fascia tropicale. E secondo, sono soprattutto i primati più simili all'uomo, quelli antropomorfi, sono tutti frugivori. Quindi il libro cerca di capire se queste origini appartengono anche all'uomo e se tale l'uomo è rimasto, cioè una specie tropicale frugivora. Ora, a questo punto, c'è da dire anche un altro elemento, che il processo di civilizzazione, quindi tutta la cultura che è stata creata per creare il mondo tecnologico artificiale nel quale viviamo, ha ovviamente delle conseguenze importanti, cioè questo processo di adattamento non biologico al mondo, ma di tipo tecnologico, ha tutta una serie di ricadute a livello fisiologico, psicologico, sociale, ambientale, ecologico. E chiaramente tutto questo, tutte queste conseguenze hanno un prezzo elevatissimo. Se noi andiamo invece a indagare più in dettaglio la natura tropicale frugivora, vediamo che questa rimane costante e non c'è mai stata una reale mutazione né dal punto di vista ge genetico, biochimico, fisiologico, anatomico da parte della specie umana.
A questo punto si ritiene necessario, a mio avviso, comprendere che quando noi parliamo di natura, dobbiamo capire che quando si fa il riferimento della natura rispetto a una specie, è sempre quella specie specifica, perché anche il deserto, il paesaggio polare o la tundra sono ambienti naturali, ma non sono idonei per l'uomo. Ora, l'uomo con la civiltà si distingue per due caratteristiche di fondo, che sono la matrice di tutta la cultura civilizzata, che sono l'onnivorismo, cioè ci basi di qualsiasi cosa, e l'onnitropismo. Questo è un neologismo che abbiamo formulato nel testo per necessità, in quanto non esisteva un altro termine equivalente, e che indica in modo parallelo al termine onnivorismo il fatto di abitare in qualsiasi luogo e a qualsiasi latitudine. Ora è evidente che queste due condizioni, cioè quella dell'onnivorismo e dell'onnitropismo, costituiscono l'orizzonte ideologico su cui è stata edificata tutta la nostra cultura, in quanto la civiltà e la cultura hanno il fine di garantire la sopravvivenza di base. Ora, è interessante vedere che dal punto di vista scientifico, filosofico, teorico, né l'onnivorismo né l'onnitropismo abbiano mai avuto una formulazione teorica rigorosa e non abbiano mai avuto delle dimostrazioni. Il fatto di poter mangiare qualsiasi cosa, cioè prelevando alimenti dal mondo animale, vegetale, fungino o qualunque altro possa esistere, è un orizzonte puramente teorico, ma praticamente non si verifica per nessuna specie. Nessun animale mangia cibo cotto, manipolato, condito, tranne le specie addomesticate che sono nutrite dall'uomo. Nessuna specie vive in qualsiasi ambiente naturale, tant'è vero che noi, se lo facciamo, non perché abbiamo delle caratteristiche biologiche che ce lo consentono, ma dobbiamo ricorrere a tutta una serie di artifici, come gli abbigliamenti, i vestiti, le case, le fonti di riscaldamento, perché soprattutto il clima extratropicale, che è quello che si verifica dopo i 23 gradi di latitudine a nord e a sud, l'Europa è per esempio totalmente extratropicale, e abbiamo bisogno di tutta una serie di soluzioni tecnologiche, con tutto il costo che hanno anche dal punto di vista ambientale, no? Perché tutto quello che produciamo ha un costo in natura, e quindi non ci consente di vivere a minima energia, come fa qualsiasi specie, cioè ottenere il massimo dal minimo, cioè adattandosi al proprio ambiente. E noi sappiamo dalla paleantropologia, al di là di tutti i suoi punti oscuri, in quanto la paleantropologia è un terreno minato quando vogliamo ricostruire l'evoluzione dell'uomo, sicuramente l'uomo nasce in Africa centro-orientale, quindi in un ambiente totalmente tropicale, nel quale l'uomo ha un fabbisogno di tutti questi ausili artificiali di cui noi oggi godiamo, assolutamente quasi nullo. E questi due aspetti che legano quindi la nutrizione e l'habitat sono fondamentali per determinare tutta una serie di conseguenze della civiltà. Pensiamo alla comparsa di numerose patologie, patologie cronico-degenerative, ma anche quelle infettive. E da un altro punto di vista c'è anche da dire che questa costruzione ideologica, cioè quella dell'innovatorismo e dell'onnitropismo, sono alla base di tutti gli sviluppi culturali, sia in ambito politico, religioso, scientifico, che abbiamo osservato in questi ultimi migliaia di anni. Un aspetto molto importante è vedere che la critica della civiltà ci porta a comprendere che questo percorso che ha portato l'uomo dalle sue origini allo stato attuale non è un processo evolutivo, ma un processo di auto-addomesticamento.
Cioè l'uomo civilizzato non è un uomo evoluto, perché poi bisognerebbe capire cosa si intende per evoluzione, perché evoluzione nasce all'interno del pensiero biologico, quindi non c'è un'evoluzione di tipo biologico, ma c'è un processo, se c'è dal punto di vista biologico, ma di addomesticamento. Infatti, ciò che contraddistingue tutte le specie addomesticate è quello di vivere, per intervento umano, in ambienti artificiali e di nutrirsi in modo spesso aspecifico, cioè non proprio della loro specie. Ed è interessante che una delle caratteristiche fondamentali dell'addomesticamento sia la resa docile, no, dell'animale o dell'individuo. E questo spiega molto anche sulla natura sociale e politica dell'uomo, così incline al conformismo e così incline anche alla sottomissione. E la storia, persino quella recente, ci racconta molto sulla natura, no, della specie umana e il suo comportamento anche sociale e politico. In cosa si distingue questo libro dalla letteratura esistente? Allora, diciamo che il libro si distingue dalla letteratura esistente in quanto innanzitutto tratta questo argomento che è abbastanza oscuro a gran parte della letteratura, cioè non esistono studi specifici che approfondiscono le tematiche di cui abbiamo parlato prima. Il testo si muove innanzitutto, come dicevo, in modo multidisciplinare, infatti indaga sia la biochimica dei nutrienti, uno per uno, cioè quindi carboidrati, lipidi, proteine, vitamine, minerali, acidi nucleici. Indaga facendo una comparazione tra tutti gli alimenti e tra anche una comparazione tra le varie specie quando è necessario. Fa una lunga digressione sull'anatomia e la fisiologia comparata per analizzare la specie umana paragonata in particolar modo agli altri mammiferi, ma non solo. Poi c'è un lungo capitolo fondamentale sulla fisiologia dello sviluppo, perché l'allattamento ci dice molto, in quanto il latte materno è molto simile al latte dei primati, è molto diverso dei primati frugivori, ma è molto diverso dal latte degli animali erbivori, carnivori, semivori e non delle altre specificità trofiche. Poi c'è un lungo capitolo sul microbiota, anche questo è estremamente interessante. Dico solo un dato: è stato visto che chi segue una dieta di natura vegetale, quindi più vicina a quella frugivora, magari diciamo anche due cose veloci su cos'è dieta frugivora, chi segue una dieta vegetale ha un microbiota molto simile ai primati selvatici. Invece, chi segue una dieta onnivora ha un microbiota molto più vicino ai primati addomesticati. Questo è un dato particolarmente importante, così come avviene anche nel latte materno. Le donne che hanno una dieta vegetale hanno un latte con alcune caratteristiche più simili al latte dei primati selvatici. Poi dedica un lungo capitolo anche alla paleantropologia, cioè alla discussa e complicata storia evolutiva, no? Con tutte le sue problematiche anche teoriche. Dedica un capitolo alla tossicologia, perché noi contempliamo solo i nutrienti degli alimenti, ma gli alimenti contemplano anche tutta una serie di componenti extranutrizionali, di antinutrienti, di tossine, e che ci aiuta molto a comprendere le varie specificità alimentari, dietetiche. Un capitolo viene dedicato, molto lungo questo, e approfondito al rapporto tra habitat, nutrizione e patologia. Cioè, come vivere lontano dai tropici, quindi senza la quantità di sole, no? Con tutte le caratteristiche che poi dal punto di vista biologico questo comporta, no? E non solo nella produzione di vitamina D, che tra l'altro è fondamentale per il nostro sistema immunitario, osseo, neurologico e via dicendo. E quindi indaga tutte le patologie più importanti della storia in rapporto alla nutrizione e all'abita. E poi c'è un capitolo
dedicato all'analisi storica e culturale di tutti gli alimenti, come nascono, come si sviluppano, come si diffondono, quali sono le caratteristiche. Infine, un capitolo dedicato al rapporto tra l'uomo, la nutrizione e l'ecologia, l'impatto ambientale, no, di vari sistemi di vita e nutrizionali dell'uomo. Per intenderci, e poi ci sono le conclusioni ovviamente nel libro, su cui magari torneremo. Una precisazione importante: per dieta frugivora si intende, e questo lo vediamo anche con i primati antropomorfi, cioè quelli più vicini all'uomo, che sono scimpanzé, gorilla, mangiano esclusivamente frutta quando la frutta è disponibile. Altrimenti si rivolgono a cibi di ricaduta, cioè quelli più simili, tipo foglie, gemme, fiori, più raramente perché sono più complicate le noci. Quindi questi costituiscono cibi di ricaduta quando la frutta è disponibile. Ma il punto cruciale è che quando noi parliamo di frutta, non dobbiamo intendere la frutta che compriamo al supermercato. Ma si tratta di frutta tropicale, selvatica, che ha delle caratteristiche nutrizionali ed extranutrizionali completamente diverse, o comunque non per nulla simili a quelli della frutta che noi troviamo naturalmente nei nostri supermercati. Quindi è importante ragionare in questi termini, cioè che se l'uomo si è evoluto è perché si è nutrito di frutta tropicale selvatica, non della frutta addomesticata, perché frutta coltivata, addomesticata e trattata, di cui ci si ciba nella civiltà industriale. Quantunque la frutta, seppur coltivata o domesticata, mantenga delle proprietà nutrizionali sicuramente superiori a qualsiasi altro alimento. E quindi quali prospettive di ricerca apre questo testo? Allora, il testo ha cercato, per quello che era possibile, di essere il più approfondito e rigoroso possibile. Infatti, il testo contempla anche oltre 3.000 riferimenti bibliografici, quindi cerca di spa ha spaziato in tutti gli ambiti possibili, e anche questo lo distingue, no, dalla letteratura esistente. Quindi un approccio multidisciplinare, la novità del soggetto e la metodologia ad ampio spettro. Quindi si propone quindi al pubblico dei lettori, e anche dei lettori specialistici, ricercatori, affinché possano smentire o confermare, magari anche in parte, ciò che viene detto, in modo da portare avanti questo lavoro e poter portare a un livello di ricerche che il singolo individuo, il singolo autore non può autonomamente condurre. Quindi spero che questo lavoro possa avere dei riscontri, qualunque essi siano, anche critici, aiutano sempre a migliorare, e soprattutto possa costituire la base per ulteriori ricerche e ulteriori approfondimenti. La ringrazio per essere stato con noi, professor Dresda. Io ringrazio. E ringrazio anche i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare.